Questo programma è presentato da... miei cari amici al mio 60 News, oggi sono particolarmente felice, chissà come mai, adesso sicuramente lo capirete, però è già da un bel po' di tempo che avevo il piacere del suo grande ritorno. Sto parlando di Stefania Moio, come ben saprete è una dietista esperta in disturbi alimentari e oggi in effetti parleremo del ruolo del dietista nelle patologie più diffuse. Ciao Stefania! Ciao Raffa! Che bello, ci sei mancata, devi sapere che veramente... Tanti hanno chiesto di te e sostanzialmente io però ti rincorro sempre. Sì, tu, vabbè, questa volta ci avevamo pensato insieme, dai eravamo telepatiche, no? Sono contenta anch'io, buonasera a tutti e oggi parleremo sì di questa, un po' anche del dietista, si parla di tante cose e quindi daremo qualche informazione in più. Ma perché sostanzialmente c'è un po' di confusione, che adesso andiamo a chiarire un pochettino, a schiarire un pochettino le idee anche, giusto? Io prima ti vorrei chiedere una cosa. Assolutamente, dimmi. Allora, ho un saluto da fare a due miei fan che mi seguono sempre su Telemia. Uno è mio figlio Pasquale, che non sta bene in questo periodo e quindi gli mando un bacio grande, e poi la signora Cicca da Bova, quindi ciao signora, loro mi seguono sempre, quindi è vero? Sì, assolutamente sì. E allora colgo l'occasione e do anche io un baciotto. Allora, io volevo capire innanzitutto con te, far chiaro un attimino la situazione, perché secondo me c'è tanto caos e sostanzialmente sai, persone non comune, normale, un po' si confonde. Io volevo sapere chi è il dietista. Allora, quando si pensa al dietista, si pensa sempre a quella figura che è deputata a fare delle diete per problemi di peso, ok? Però la parola stessa però un po' lo dice, è un po' lo dice, dietista, e quindi dieta. È che la dieta viene associata con la perdita di peso, è quello il problema. Ecco. In realtà, guarda, il dietista è una figura abbastanza nuova, una volta veniva utilizzata la figura del dietista, era prettamente ospedaliera, però è un operatore sanitario che è finalizzato a tutte quelle competenze che riguardano l'alimentazione, quindi va dal clinico, per esempio trattare le patologie cliniche, dall'educazione alimentare nelle associazioni, lavora in ospedale, quindi si occupa assolutamente di patologie e lavora anche sul territorio, nelle ASL, quindi ha un ruolo molto molto più esteso, ma quello che è importante sapere che è un operatore sanitario. È l'unica figura riconosciuta all'estero, perché in Italia abbiamo diversi tipi di figure che si occupano di nutrizione, vanno tutti bene, però all'estero l'unica figura riconosciuta come nutrizionista è il dietista, quindi non ha nulla a che vedere in realtà solo per la perdita di peso, bensì ha un compito molto più esteso, okay. Sì, ma tratta anche delle politiche alimentari, quindi in realtà dove c'è il cibo, comunque chi parla di alimentazione, di nutrizione, allora il dietista può intervenire. Quindi è affiancato al 99,9%, per non dire al 100%, dalla dietista. Sì, assolutamente sì, è una figura fondamentale che è un po' sottovalutata, io lo dico sempre perché sono critica, ma in realtà è così, è una figura abbastanza sottovalutata, però svolge un ruolo davvero importante. Perché pensi che sia sottovalutata, Stefi? Perché mi fai queste domande? Io poi sono sincera. Allora, guarda. Ma per questo tu sei la ben desiderata qui, perché a me piace perché sei schietta e soprattutto stai parlando della tua di professione, quella che ci hai creduto e quella che oggi praticamente per quello che sei, guarda, comunque sei una dottoressa. Continuo a credermi, è sottovalutata perché proprio per quello spesso viene soltanto riconosciuta come la persona che fa perdere peso, no? E quindi non viene chiamata
l'attenzione del dietista quando in realtà ci sarebbe bisogno. Che sia nelle scuole, magari ti chiamano per dei profettini di 2-3 incontri, ma non hanno validità, ne ho fatti miliardi. È peccato perché territorio. Poi comunque sarebbe la chiave segreta, soprattutto per i giovani, sai, per queste alimentazioni un po' tutte sbagliate, tutte sballate, perché adesso i panini, cioè praticamente all'ordine del secolo proprio. Penso che in una settimana questi ragazzi, tra patatini, hamburger che altro, voglio dire, si sbizzarriscono. Guarda, non è solo quello, è che da fin da piccoli dovremmo insegnare loro a non... La cultura della dieta ha fallito miseramente proprio, nel senso che noi siamo bombardati da informazioni sbagliate. Chiamato anche marketing. Alla fine. Tanto marketing, tanto business dietro al concetto di dieta. Lavorare con i ragazzi fin da piccoli, il dietista ma anche le altre figure, comunque specialiste della nutrizione, sarebbe utile per ripristinare l'alimentazione, io la chiamiamo intuitiva, no? Cioè di riappropriarsi di quella che è la natura dell'atto del mangiare, e i ragazzi invece hanno tante problematiche dai bambini, ma qua ne potremmo parlare. E allora, cara Stefania, tieniti forte, perché la mia domanda è, io volevo sapere la differenza tra dietista, nutrizionista e dietologo. Questa è una domanda che mi pongono spesso anche al telefono quando chiamano per la prima visita. Ma qual è la differenza? Allora, perché sostanzialmente è vero. A me piace comunicare con te, che comunque ci dai veramente delle grandi informazioni, ma soprattutto per la nostra gente a casa, perché spesso e volentieri, vedi, anche tu stessa adesso hai detto la prima chiamata che mi fanno, ma lo faccio, te lo chiedo anche io, come mi è uscito spontaneo, come comunque credo che ai nostri amici a casa vogliono ascoltare bene attentamente, quindi siamo tutti attenti su di te. Orecchie aperte. Allora, abbiamo tutte la stessa finalità, quindi lavoriamo tutti nell'ambito dell'alimentazione, della corretta alimentazione, e quindi possiamo fare quasi tutti la stessa cosa. La differenza sta nel percorso di studio. Il dietologo è un medico, quindi ha una laurea in medicina e poi si specializza in nutrizione, quindi è la figura più completa, certo, in assoluto. Biologo, nutrizionista e dietista hanno altri percorsi di studio. Intanto siamo tutte e tre nutrizionisti, quindi noi per comodità usiamo il termine biologo nutrizionista e sappiamo a cosa ci riferiamo, ma in realtà anche un dietista è un nutrizionista, quindi siamo tutti nutrizionisti. Diciamo che un po' in gergo tipo di medicina voi adottate, però alla fine chi è di fuori che non è il dottore, voglio dire, un po'. Perché magari io mi tengo a dire che sono dietista, capito? Però non tutti, allora il discorso è che siamo tutti nutrizionisti, ma non tutti i nutrizionisti sono dietisti. Quindi a me piace dire. Ecco. Però il biologo nutrizionista fa di solito un percorso di studi di 3 anni che può essere di tanti tipi, nel senso dal senso della nutrizione, biologia, anche veterinario puoi fare, quindi la qualunque. Poi la parte importante sono i 2 anni della magistrale di scienze della nutrizione, che ti permettono di fare l'esame di abilitazione alla professione. Perfetto. Invece, e quindi le materie lì trattate sono poco cliniche, molto più scienze della nutrizione, chimica, biologia, stanno i laboratori. Il dietista invece è un corso di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, bastano 3 anni durante l'esame di laurea. Noi abbiamo una parte pratica che corrisponde all'abilitazione, quindi qua con i 3 anni tu sei abilitata alla professione. La differenza è che il percorso di laurea in dietistica è tutto clinico, nel senso che trattiamo tutte le patologie, studiamo quei libri di medicina, ovviamente piccole parti, ovviamente, certo. E poi tantissimo tirocinio, e non come qualcuno crede nel reparto di nutrizione clinica, ma in tutti i reparti, gastroenterologia, su tutti i tipi, cardiologia, internistica, mi ricordo pediatria, dialisi, e tutto
tu segui tutti i chirovisita dei medici, quindi tu hai subito il rapporto con il paziente, quindi crei subito un'empatia, conosci le cartelle cliniche, conosci tutte le patologie e poi vai a studiare quello che è l'approccio dietetico per le varie patologie, quindi è molto più specifico. Biologo nutrizionista deve fare un percorso molto più lungo alla fine. Direi molto più lungo, però sostanzialmente il bene è quello, insomma, di sentirsi bene il paziente e nello stesso tempo di... Ma in effetti io dico sempre, siccome sono sempre stata una diatriba dietista e nutrizionista, ma questo ai vertici, non tanto tra di noi, in realtà quando è fatto bene il lavoro, che tu sia dietista, un dietologo, un nutrizionista, brava, non cambia nulla, no? Quella secondo me si chiama professionalità. Sì, ma non c'entra nulla, io conosco dietisti bravissimi, nutrizionisti bravissimi, assolutamente non c'è una distinzione su quello, quello è fuori, quello che abbiamo, avendo una io mi ricordo l'altro giorno ho rimproverato una collega nutrizionista perché mi aveva inviato un paziente con un problema clinico e ho detto no, cioè più che altro ti posso aiutare, ma lo puoi fare, perché no? rientra nelle tue competenze, quindi lo puoi fare. È normale che quando tu hai a che fare con delle patologie particolari, per esempio un paziente dialiccato, allora lì hai un po' paura, certo, perché hai una grande responsabilità, perché certo, non si può scherzare con queste cose, però abbiamo tutti la competenza per farlo. Il medico ovviamente ha una marcia in più perché certo, ha una conoscenza in più. Assolutamente sì, però io volevo chiederti, chi può prescrivere una dieta? Questa è una domanda cavillosa, anche nel senso che in presenza di patologie la dieta sarebbe opportuno la prescrivesse il medico, ma ti spiego perché. Perché nel momento in cui mi arriva un paziente con delle patologie, scusate, io ho bisogno di una diagnosi. E la diagnosi è un atto medico. Certo, quindi tu hai bisogno che dietro... Che il medico mi dica, mi indichi lo stato fisiopatologico del paziente. Certo. Cioè, è il medico che mi deve dire, io guardo le analisi, le voglio vedere con i miei occhi, perché magari io valuto degli aspetti che mi interessano di più, però è il medico che ti deve dare un'infarinatura, diciamo così, dello stato fisiopatologico, delle condizioni di salute o di malattia. In caso di educazione alimentare questo non c'è bisogno, nel senso che se vieni solo tu perché hai bisogno di imparare di un po' a mangiare, non c'è bisogno di una dieta con la grammatura, delle indicazioni, allora lì puoi autoprescrivertela, ecco. Quindi non c'è bisogno. Quando si tratta quindi, di patologie... Sostanzialmente mi dici dipende chi ho davanti. Beh sì, spesso lo chiediamo per telefono, nel senso qual è il motivo della visita. Se ci sono delle patologie, dico sempre porta tutti i referti, tutte le diagnosi, tutto il materiale. Giusto. E poi nel caso del dietista, il dietista ha bisogno proprio di un foglio scritto dal medico in cui specifichi le diagnosi, no? Questo il nutrizionista per esempio non ne ha bisogno, però sempre restando che anche il nutrizionista ha bisogno comunque di una diagnosi fatta dal medico, quindi non possiamo noi dire hai il diabete. Certo, assolutamente. Io ti posso dire potresti averlo, quindi vai dal medico, dallo specialista. Però in alcuni casi, no? Adesso mi viene un flash, io li butto lì così, no? Prendiamo vai. I tanti casi. Sostanzialmente ti è mai capitato a dire vorrei dimagrire, però sostanzialmente è una cosa tipo fai da te e viene da te per chiederti aiuto, però sostanzialmente ha delle patologie che non dice, ti è mai capitato? Per quello è necessario, nel senso che quando io invio i pazienti dal medico a indicarmi lo stato di salute, tanti colleghi la vedono come una rottura di scatole, perché non sempre i medici di base collaborano, non è il mio caso, devo essere sincera. Per quello quando loro dicono ma perché devo andare, no? Io spiego sempre perché magari tu non sei a conoscenza. Non sei a conoscenza, magari non reputi necessario dirmi che hai questo problema, che però per me è importante. Certo. Perché quando vengono da me, io dico a me devi portare tutto quello che hai di clinico, cioè dalla radiografia all'esame blando, certo, delle urine o qualunque altro perché tipo di esame. Perché vuoi conoscerla dall'A alla Z. Ma perché non puoi altrimenti elaborare uno schema se non hai a 360 gradi sotto controllo la situazione del paziente. Però io con te volevo fare uno schema un pochettino più chiaro.
Che differenza c'è tra un medico e le altre figure come tu un attimino c'hai? Ma la differenza è solo che ha una laurea in medicina, quindi può prescrivere la dieta, può fare la diagnosi, può tranquillamente elaborare la dieta. Parliamo di medico con la specializzazione in nutrizione. Certo. Nel senso che anche un altro medico lo potrebbe fare, però rischia che non ci siano le competenze, in quanto la facoltà di medicina non prevede degli esami specifici di nutrizione. Ho capito. Quindi ha tutto quello che gli serve in mano, anche per fare un esame clinico, anche per fare un esame obiettivo, cioè io non posso andare certo. a controllare l'addome, quindi cioè, la gola, le orecchie, ok, quindi il medico questo, per il resto no, è uguale. Perché dici che spesso e volentieri, sono un po' in polemica questo momento, perché poi tu sai che io capito, la sai che io poi ti rispondo. No, però tu hai puntualizzato e detto non tutti i medici di base... Come mai? Perché la vedono un po' come una rottura? Perché... Scusa, perché non ci dovrebbe essere il rispetto nel allora, lavoro di... non è solo il rispetto. In realtà, quando tu hai a che fare con un paziente, non puoi pensare di lavorare da solo. Certo. Il paziente richiede... Pienamente d'accordo con un te. Intervento multidisciplinare. Multidisciplinare vuol dire che ci deve essere un accordo tra medico di base, medico generale o pediatra, tra specialista e tra dietista. Questo purtroppo non spesso avviene, qui torniamo al discorso di prima che la figura del dietista viene spesso sottovalutata, cioè viene inviato, iniziano a cambiare, diciamo, ci sono dei pediatri, dei medici, degli specialisti che hanno qua nella loro equip magari un nutrizionista, oppure sono si affidano o vai da qualcuno, quindi inizia a migliorare, ma l'ideale, ma il medico di medicina generale a volte... non ha il tempo materiale, questo glielo concedo, di ascoltare realmente il paziente, magari sa che qualcuno che ha fatto 10.000 diete dice che non vale la pena, ecco. Ok? E quindi sono un po' resti a firmare un foglio di cui spesso non conoscono neanche la necessità, infatti io mando l'articolo in modo che loro siano identificativi, però la verità, noi non abbiamo grandi problemi in zona, in altre città, in altri posti alcuni creano un po' di ostilità, un po' più di ostilità la trovi, qua da noi no, forse perché con paesi piccoli bene o male ci conosciamo. Bravissima, quindi loro sanno benissimo che sia io o che il collega non chiediamo per motivi. Certo. Che differenza c'è quindi? La differenza l'abbiamo capita sostanzialmente, però volevo chiederti un'altra cosa: che percorso consiglieresti invece per svolgere la professione del nutrizionista? Allora, che ha intenzione di avere il pacchetto completo di fare medicina, quindi avere ovviamente tutte le. Quello che tu sostanzialmente. Io sono pratica. Ecco. Ok, allora a livello pratico, quando alcuni ragazzi mi chiedono o mi dicono vorrei fare questo mestiere, io consiglio di fare dietistica non solo perché è una figura a cui sono particolarmente legata, ma perché per motivi pratici tu in 3 anni hai il lavoro in mano. Ecco. Nel senso che tu finiti i tuoi 3 anni tu puoi lavorare, ecco. E non solo puoi lavorare, hai le competenze perché ti insegnano a fare le diete, ti insegnano l'approccio col paziente, ti insegnano tutto ciò che in realtà ti può aiutare. Il percorso di scienze della nutrizione è un percorso lungo perché tu dopo i 5 anni devi comunque fare dei corsi per imparare a svolgere la professione. Ecco che lì è una grande differenza. E quindi mentre tu puoi fare 3 anni di dietistica, la magistrale in scienze della nutrizione per esempio puoi fare comunque l'abilitazione a biologo. Tra l'altro il biologo nutrizionista rientra anche tra le classi di qualche insegnamento, quindi ha una marcia in più. Però per motivi proprio pratici la differenza sai qual è l'unico problema che per dietistica richiede l'accesso tramite concorso quindi devi fare un test perfetto. Ci sono posti limitati e a Catanzaro noi abbiamo solo Catanzaro come riferimento ed è ad anni alterni Messina sì. L'hanno chiuso quindi bisognerebbe spostarsi e il test d'ingresso non è semplice quindi finiti i 5 anni tu devi comunque studiare certo. Tutta l'estate per prepararti per il test però è una bella differenza quello che comunque dopo i 3 anni cioè facile io ho lavorato subito con il mondo soprattutto come ci stiamo
stiamo trovando che la situazione sta andando sempre peggio. Alla fine e poi lavorare all'estero, perché tanti colleghi poi fanno l'esperienza in Spagna, in Inghilterra, in America, quindi voglio dire, tu hai studio? No, no, vai a lavorare. Cioè vai proprio puoi lavorare, puoi fare comunque sei abilitata abilitata a lavorare subito anche all'estero. Quindi magari i ragazzi si laureano a 23-24 anni, se ne vanno in America e magari vogliono fare un'esperienza di tirocinio là, certo. Lo possono fare così come anche in altri posti. Sì, è diverso. Che impatto ha la dieta sulla salute? Forse ne abbiamo già parlato, però secondo me è importante riprenderlo questo discorso. Guarda, gli studi ci dicono che la salute comincia dalla tavola. Quindi noi quello che portiamo a tavola è stato studiato. La medicina si basa sull'evidenza scientifica, lo dico e lo ripeto fino all'ennesima volta, ma perché è importante avere delle prove di qualche teoria attraverso degli studi scientifici. Quindi questi studi ci dicono effettivamente che la salute parte da quello, ma a parte questi studi, se noi ci ragionassimo un attimino, il nostro corpo, noi esistiamo grazie al cibo. Certo. Cioè, noi siamo il risultato della nostra alimentazione, del movimento che facciamo, di quello che beviamo. Quindi non può non avere un grande impatto sulla salute. Tra l'altro, l'alimentazione può essere considerata una vera e propria medicina. È una vera e propria medicina. Noi possiamo andare a prevenire delle malattie. Ti faccio un esempio, mi arriva magari un paziente con una glicemia leggermente alterata, ancora non ha una diagnosi di diabete, però attraverso un'alimentazione adeguata e attività fisica noi possiamo tranquillamente passare da una condizione di diabete ad una condizione di stabilità e da monitorare perché magari è un soggetto predisposto. Ma noi possiamo curare e trattare magari insieme alla cura farmacologica un paziente che per esempio è in diabete, quindi fa una diagnosi conclamata, però la terapia farmacologica, anche ti dirò che alcuni medici, alcuni specialisti, quando vedono dei valori un pochino alterati e fanno la diagnosi, però pensano che ancora non sia il caso di somministrare dei farmaci, chiedono, consigliano prima di fare una dieta in modo da provare ad evitare il farmaco. Quindi in quel caso c'è la vostra impronta, ci sono queste cose comunque inizia adesso a un pochino di più a valorizzarsi un pochettino di più, dici tu. Sì, alcuni specialisti iniziano a tenersi un po' di più da questo punto di vista. Il problema è che, come dicevo prima, la cultura della dieta ha fallito e quindi che succede? Che noi sappiamo che la salute comincia dalla tavola, ma siamo troppo concentrati a parlare di quello che devo mangiare e quello che non devo mangiare in termini cibi migliori, cibi peggiori, cibo spazzatura, cibi troppo grassi, cibi troppo calorici, quindi ne parliamo in termini sbagliati. Invece noi dovremmo ricordarci la piramide alimentare e se noi facessimo caso alla piramide alimentare, all'apice, la parte più stretta in alto, ci stanno gli zuccheri, i dolci, ci stanno quelle che noi chiamiamo schifezze, ma in realtà è semplicemente cibo. Quindi noi dovremmo ricordarci che la salute parte dalla tavola, ma dovremmo anche ricordarci, riappropriarci di quelle che sono le nostre singole necessità. Bravo. A seconda di quelle che sono poi le situazioni personali, perché noi facciamo riferimento a delle linee guida, che è la piramide alimentare, la dieta mediterranea in assoluta, perché è quella più riconosciuta a livello mondiale. Ma è vero pure che in alcuni casi la dieta mediterranea può non andare bene. Assolutamente, capito? Certo, bisogna quindi, davanti a capire che la persona che hai. Quindi l'impatto è molto forte però la cultura della dieta ha un po' fatto un po' di danni. Come si svolge la prima visita? Allora, guarda, in generale, un po' per tutti credo, poi parlo nello specifico, ma la parte più importante, allora, appena arriva il paziente, io la prima domanda che pongo, oltre a salutare ed accoglierli con un grande sorriso, perché capita, è molto importante. Capita a me di andare da specialisti che ti accolgono col muco, a me viene con l'ansia e quindi io voglio sorridere. La prima cosa che chiedo guarda, hai preso veramente un punto, secondo me, una chiave importantissima, perché secondo me sì, togli l'empatia, però già il sorriso è già un qualcosa di
accomodante, di farla sentire un pochettino e dire ok, guardi, ci guarda, sono io, no? Ti racconto un episodio, una volta una signora mi fa, ah ma perché che tu la dietista? Io ho detto, io non sei la segretaria, perché ho accolto in modo particolare, particolarmente allegro il paziente. E poi la prima cosa che chiedo è come mai sei venuto qua, no? Nella maggior parte dei casi fanno guardami, no? Ecco, io invece spiego che non è scontato questo, perché poi andando ad indagare non è solo il fatto che tu nella dietista devi farmi perdere peso. Quello che a me interessa fare, che si fa attraverso un colloquio con ascolto attivo, molto attivo, quello che chiedo al paziente è, quando, nell'anamnesi, è quali sono le vere motivazioni che ti spingono a venire qua. Ok, perdere peso, perché perdere peso? Perché hai problemi alla schiena, perché non mi vedo più in questo corpo? Quindi escono fuori poi tante informazioni, non è solo guardami, sono grasso, devo dimagrire, no? Usano queste espressioni poi di solito molto cattive nei propri confronti, guarda come mi sono ridotto, io dico no, aspetta, fammi capire cosa ti ha spinto ad alzare il telefono per chiamarmi realmente. E poi si fa l'anamnesi. L'anamnesi è sempre parte del colloquio che permette di conoscere la storia personale, la storia del peso, passato, presente, tutta la parte delle patologie. Ovviamente tu annoti? Io annoto e in molti casi chiedo anche il permesso di poterlo fare, perché quando annoti devi abbassare lo sguardo e è una cosa antipatica. Quindi a seconda di chi ho di fronte, allora chiedo, posso, ti dispiace se annoto un attimino due cosine perché non le voglio dimenticare. Però cerco di annotare davvero poche cose, proprio le cose più importanti. È più una... Preferisci fare una fotografia e inserirti proprio... È sempre il discorso dell'ascolto attivo, non bisogna ascoltare per sapere cosa rispondere, bisogna ascoltare realmente, no? E quindi quando tu ascolti in modo attivo le cose le ricordi. Quindi magari ti annoti che esista una terapia farmacologica, per esempio che hanno una turnazione di lavoro, quindi che vanno in palestra, quindi ha bisogno proprio, certo, di dati precisi. Assolutamente. E poi secondo chi ho davanti, la valutazione antropometrica, che sono tutte le misurazioni, sì, quelle variano anche in quel caso secondo di chi mi trovo davanti, perché in realtà le misurazioni antropometriche che prendo io sono peso, altezza, circonferenze, plicometria, l'esame bioimpedanziometrico, ma non le faccio tutte e non tutte alla prima visita e non a tutte le persone. Perché? Perché metti che viene una donna che, per quanto io possa essere empatica, tranquilla e sorridente, una donna che capisci che dall'anamnesi capisci che ha una difficoltà, una vergogna del proprio corpo. Certo, per non metterla in soggezione. Non vado a dirle alzati la maglia, abbassa il pantalone e ti prendo le misure. Quindi perfetto, dico, per il momento si batte il peso, oppure non lo fa sdraiare sul lettino che magari ha paura di cadere o di romperlo. Ok. Quindi anche lì serve un po' di delicatezza a capire. Avere poi il in genere me lo chiedono loro dopo qualche visita, ma me le prendi le misure? Sì, se vuoi te le prendo. Allora nel momento in cui si crea un po' più di confidenza. Assolutamente sì, che è una cosa quindi, importantissima. Quindi sulla base di tutte queste informazioni che durano di genere un'oretta, allora poi si stabilisce un piano di intervento. Quindi noi la chiamiamo dieta, in realtà è un piano di intervento che tenga conto di tutto. Non possiamo dimenticare che magari c'è chi ha tre figli e ha orari sballati, piuttosto che orari di lavoro particolari o la poca voglia di cucinare, no? Certo. Perché devo criticare la poca voglia di cucinare? Siamo pratici, allora sceglieremo delle cose che vadano bene ma che ti permettano anche di organizzarti nel migliore meglio dei modi, no? Quindi si stabilisce poi il piano di intervento. Quindi in base alle esigenze poi tu ovviamente intervieni. E ogni come volta è una scoperta. Sì. Io dico sempre, guarda, le diete sono dei fogli cuochi tutti uguali, parliamo sì, chiaro. Sì, in effetti sì. Perché a meno che io utilizzo una grafica, il collega non utilizza un'altra grafica, ma gli alimenti sono quelli. Certo. Quindi non è che puoi più di tanto, quindi magari poter... anche se tu la rifai dall'inizio, sicuro me ne ritroverò altre 10 uguali senza volerlo. Ma perché tendono o tendiamo, non so, sì dai, metto pure io, tendiamo a farci un pochettino tipo la dieta un po' fai da te? Perché sostanzialmente poi è sbagliata, perché comunque fai peggio, leggi la senza glutine, che chissà una cosa invece, voglio dire,
che ha importanza del glutine, perché comunque è una patologia. E quindi pensano alcune, beh, mi prendo il biscotto senza glutine, sarà tipo meno zucchero, non lo so. Ma perché secondo te c'è questa... E poi di quelli, i prodotti con zucchero in realtà hanno un indice glicemico più alto e quindi rischiano, ecco, di far venire il diabete. Comunque. Ecco, vedi, questi sono tutti questi punti. Dico, perché sostanzialmente tendono a fare un po' la dieta fai da te, e poi alla fine sbattono la testa e vanno... Guarda, che chi la fa bene in realtà, quindi chi riesce a recepire delle informazioni corrette, la ricerca di queste informazioni date a caso dal web, in realtà è causata dai danni provocati dalla cultura della dieta. Ecco. Cioè, torniamo sempre là, nel senso che quando tu dici ha fallito, se tu dovessi andare sul sito del Ministero della Salute, sì, tu trovi tranquillamente le indicazioni, quindi non hai bisogno di andare da un dietista, che non hai bisogno di un supporto, dal dietista o dal nutrizionista si va perché tu hai bisogno di un supporto, quindi di un aiuto morale, gestire, fisico, che può essere psicologico, può essere di aiuto nella risoluzione dei problemi, nel capire perché vuoi imparare delle cose in più, quindi vuoi capire perché il biscotto, certo, senza glutine no, quindi hai qualcuno che ti dà delle informazioni corrette. Ma siccome siamo bombardati da questo business della cultura della dieta, noi continuiamo a ricevere un sacco di informazioni ed è normale essere curiosi. Certo. Perché comunque tu leggi e poi applichi. È come io che seguo magari, certo, il modo di mettere un fard, magari lo seguo da una persona sbagliata piuttosto che andare dall'estetista e dire senti mi insegni a truccarmi. Ecco. Quello che lì rischia di fare danni con la salute, certo, nel caso del trucco al massimo appaio buffa. Sì, sì, in effetti. Ma allora vogliamo dare qualche consiglio alimentare proprio per alcune malattie più bene, diffuse? Bene, sì, Steffi, trattiamo un po' di patologie, vediamo. Allora, da quale vuoi cominciare? Non so, la gravidanza. La gravidanza. Guarda, in gravidanza. Allora, la gravidanza. Vabbè, fatiamo il mito del mancore per due, vero? Quello l'abbiamo ormai fatato. Guarda, la verità, veramente sono quei miti che sostanzialmente ancora gli antichi non devi mangiare per due perché hai... No, allora gli antichi, siccome... E poi tra l'altro sono sincera, ho avuto l'altro giorno in collegamento che ho avuto modo, insomma, stiamo collaborando anche con delle persone al di fuori dove mi hanno proprio loro chiesto, contattato, cioè sai, siamo in tanti, una community. E allora spesso e volentieri, infatti la volta scorsa abbiamo parlato proprio dell'alimentazione, però che già che è in gravidanza. In questo caso io volevo capire le malattie, no? Giustamente quelle più diffuse che possono comunque causare, quindi ne volevo parlare un po'. Guarda, allora la gravidanza è una condizione fisiologica assolutamente naturale. Dal punto di vista dietetico, quello su cui lavoriamo fin dal primo trimestre, quindi poi arriviamo alle patologie, allora il primo trimestre la cosa importante è cercare di evitare di perdere peso, queste sono linee guida, ricordiamoci però che le linee guida non possono mai corrispondere a tutte le persone. Bravissima. Perché riguardano la popolazione, certo, generale, dipende, okay, poi da quanti la persona l'antichia. Avevo una paziente che ad ogni gravidanza prendeva 30 kg, alla quarta gravidanza è venuta dicendo vorrei evitare di prendere 30 kg, ha preso 30 kg, ha, ecco, partorito e li ha ripersi, è natura sua e non si può fare niente. Però abbiamo pure davanti una persona che sostanzialmente non è che siamo tutti a peso fono, potersi pure che uno è pure sottopeso. Allora, sì, è lì, allora, quindi sì. Per questo tu hai sottolineato linee guide fino a un certo punto. Le linee guide fino a un certo punto. Allora, in genere quello che si consiglia come linee guide generale è di non prendere peso i primi tre mesi, perché, quindi il primo trimestre, ma perché quello non è un peso che andrebbe al bambino, al feto, quindi diciamo sarebbe un peso che poi tu ti ritrovi dopo. Dal secondo trimestre è fondamentale invece aumentare lievemente l'apporto calorico. Vedi, gli antichi non è che dicono sbagliato, è che noi poi lo recepiamo un po' a modo nostro, come lo vogliamo noi. Dobbiamo incrementare l'apporto calorico nel secondo trimestre, ancora un po' di più nel terzo trimestre, e aumentare l'apporto di proteine anche nel secondo e nel terzo trimestre, per garantire non solo la crescita del bambino, che comunque crescerebbe, certo, a prescindere, ma per non andare neanche a debilitare la madre, quindi a fare in modo che il bambino vada a cannibalizzare la madre.
Le patologie più frequenti che si possono trovare sono quelle legate alla pressione, quindi la stoccata, che è molto grave, è molto problematica, perché ovviamente è causa di aborto, e il diabete gestazionale, sono quelle un pochino più diffuse. Di solito sono frequenti nelle donne che partono qua con un peso un pochino più elevato, quindi che hanno qua dei problemi di peso in eccesso, e purtroppo devo dire che nelle donne in gravidanza con diabete gestazionale spesso viene tolto il carboidrato. Non lo fate mai, non deve essere mai tolto, però in quel caso ripristinare un'alimentazione che li aiuti anche a perdere peso, perché le donne in gravidanza possono perdere massa grassa anche fino all'ultimo mese di gravidanza, quindi lavorare su perché poi sostanzialmente ci sono delle persone che comunque quando sono incinte fanno anche la dieta, cioè da matte sostanzialmente. No, non è da matte, no. Ne seguo diverse, perché magari o partivano da un peso... Matte nel senso sarcastico della parola, senso che comunque sostanzialmente... Cioè, no, invece è una cosa molto naturale, Raffa, guarda, ci sono ragazze che vengono normopeso, che vogliono evitare di prendere troppo peso, quindi vogliono garantire l'apporto di nutrienti adeguato fino alla fine della gravidanza, senza prendere troppo peso, anche se spiego sempre loro che è vero che noi abbiamo dei limiti di riferimento di aumento di peso, ma poi è molto soggettivo. Certo. Così come vengono delle donne con dei problemi di peso in eccesso, che invece con le quali si lavora proprio sul dimagrimento in gravidanza. Ah, ecco. Quindi lo puoi tranquillamente fare. Ah, ecco. Anche questo va a favore del bambino, perché una donna con stocchi, magari ha necessità di fare un parto cesareo molto in anticipo, prematuro diciamo. E le donne con diabete gestazionale rischiano non solo la morte della mamma, che è la morte del bambino, ma rischiano di partorire dei bambini molto grandi e che predispongano qua il diabete. Ah, ecco. Quindi in questi casi il dimagrimento potrebbe essere in realtà di grande supporto e di aiuto, e quindi la dieta la sarà canalizzata proprio lì che è un po' più rigidi, sì, ad evitare che determina, per esempio per la stocchi in alcuni casi viene ridotto quasi totalmente il sale, proprio per cercare di gestire la pressione, fare movimento, quindi anche fino all'ultimo mese di fare movimento e per ristabilire i valori. Quindi in gravidanza è fondamentale invece essere seguiti da un dietista. Direi invece, è molto fondamentale. Però hai alcune altre malattie più diffuse, può essere il Parkinson? No. Allora, il Parkinson, mi piace il discorso del Parkinson, perché guarda, una malattia tra Parkinson, sclerosi multipla, sono delle malattie cronico-degenerative, sì, che sono molto molto più diffuse rispetto a qualche anno fa. Erano delle patologie riscontrabili in soggetti molto adulti. Adesso forse per un problema legato ai radicali liberi, quindi allo stress, quindi i radicali sono queste molecoline che in realtà proteggono il nostro corpo, però quando prodotte in eccesso vanno ad alterare il nostro DNA. In questo caso stai parlando un po' di sistema nervoso o sono fuori tema? Sì, fanno parte comunque del sistema nervoso. Okay. Vanno ad alterare il DNA provocando queste malattie cronico-degenerative. Il Parkinson è una patologia quindi che va a degenerare con il tempo e richiede innanzitutto, adesso ne soffrono anche persone, viene diagnosticata in persone anche abbastanza giovani, non giovanissimi, la sclerosi multipla magari anche a 20 anni, conosco ventenni, quindi il Parkinson invece comunque una volta magari veniva diagnosticata a 70 anni, ora magari qua a 40 anni, 50 anni purtroppo viene diagnosticata, e non si può conoscere la progressione, perché la progressione è un po' diversa a seconda, sì, del tipo di ovviamente di patologia legata al Parkinson. Dal punto di vista nutrizionale, siccome chi soffre di Parkinson ha la necessità obbligatoria di assumere un farmaco che si chiama levodopa, che è la sostanza di cui loro sono carenti, e che la carenza provoca il tremolio, il, sì, tremore.
L'alimentazione può andare a influire positivamente o negativamente su quelli che sono i sintomi del Parkinson. Ah, ecco. Quindi, per esempio, ci sono degli ingredienti. Allora, le proteine, per esempio, quindi carne, pecore, sì, uova, latticini, devono essere assunte in quantità ridotte, possibilmente la sera, perché assunte a pranzo le proteine tendono a creare dei blocchi motori. Ecco. Quindi non tanto in una fase iniziale quanto in una fase un po' più avanzata, la proteina a pranzo rischierebbe poi di creare dei blocchi motori, quindi difficoltà a muoversi, perché non si tratta solo di tremore, il Parkinson, ma causa proprio delle problematiche sistemiche, proprio delle questo stiamo parlando di Parkinson, non di sclerosi multipla. No, di Parkinson, sono diverse, sono comunque delle malattie cronico-degenerative, ma sono differenti. Nella sclerosi multipla il trattamento alimentare è più di tipo antinfiammatorio, che poi in realtà vale per tutte però gli ambiti. Però per quanto riguarda tipo il Parkinson, addirittura pure nelle cose motorie, cioè praticamente hai difficoltà nel muoverti. Allora, sì, assolutamente sì, il Parkinson, io non sono medico, però allora do delle informazioni generiche. Certo. Il Parkinson causa anche delle difficoltà motorie, che succede, magari la persona si alza e richiede un po', necessita di un po' di tempo per muoversi, quindi in una fase un po' più avanzata, quindi ha questi blocchi. Le proteine possono peggiorare questa condizione, quindi meglio assumerle la sera, perché poi comunque uno va a dormire e non si pensa più. Un'altra attenzione da fare con il Parkinson è l'assunzione di latticini avvicina a stretto contatto con l'assunzione della levodopa. Quando che io prendo la levodopa alle 4, dovrei evitare di, l'altro giorno un paziente ho detto eviti di mangiare il gelato alle 4, perché se prende la levodopa va ad influire negativamente sull'assorbimento della levodopa, e la levodopa è fondamentale. Sia con la sclerosi multipla, che comunque queste malattie cronico-degenerative, anche sul Parkinson o sull'Alzheimer, sono patologie per cui c'è un grande rischio di malnutrizione proteico e calorica. Noi la vediamo dall'esame, dal valore ematochimici. E di solito c'è perdita di proteine, perché c'è una perdita di tono muscolare, e quindi oltre a consigliare l'attività fisica bisogna fare in modo che non si perda peso, quindi dobbiamo cercare di evitare la perdita di peso. Perché si perde? Si perde soprattutto tono muscolare, quindi è richiesta attività fisica, perché più sedentarietà e più il corpo si blocca. Certo. E inoltre evitare la perdita di peso, perché nella maggior parte dei pazienti c'è o un gonfiore che non è dovuto al grasso, certo, o comunque una perdita, cioè comunque una perdita di tono muscolare, quindi bisogna fare attenzione a non causare poi un'ulteriore malnutrizione. Quindi in questi casi a volte è necessaria un'integrazione. E dell'Alzheimer invece cosa mi dici? No, è anche quella una malattia cronico-degenerativa, lì si lavora proprio sull'alimentazione antinfiammatoria, che in realtà è una dieta assolutamente normalissima, quindi sulla dieta mediterranea va bene. Però il Parkinson e l'Alzheimer sostanzialmente parla sempre di tremolio. Giusto? No, l'Alzheimer, un po' di confusione. L'Alzheimer va a coinvolgere alcuni tratti cerebrali che creano soprattutto dimenticanza, quindi perdita della memoria. Ok, però anche tremolio ho conosciuto, perché poi non lo so, forse era magari associato. Un tremore essenziale, okay, perché comunque allora io lo associavo perché ho avuto magari per esempio la nonna di mio marito che aveva questo l'Alzheimer, e quindi vabbè, lo associavo allora forse sicuramente. Ma ci sono poi aveva questo tremolio, quindi io lo associavo anche alla Parkinson. No, hanno delle manifestazioni diverse, okay, quindi anche il tremore è diverso, anche ma a volte il tremore è di natura essenziale, che è un altro tipo di tremore. Il Parkinson però il tremore c'è, quindi ci potrebbe essere, ma non è, ho capito. Invece come viene trattato il gonfiore addominale e i problemi gastrici? Là ci possiamo sbizzarrire. Ok, preparatevi. Allora, no, in questo periodo il gonfiore
e i problemi di stomaco sono molto diffusi, soprattutto per il discorso del cambio stagione, quindi chiamano tantissime persone, sono gonfie, cosa devo fare, oppure ho mal di stomaco. La prima cosa che pensano la maggior parte delle persone è che possa avere un'intolleranza o un'allergia alimentare. In realtà solo forse il 4-5% delle persone ha realmente un'allergia, un'intolleranza alimentare, e nella maggior parte dei casi i problemi gastrici e intestinali sono di natura psicosomatica, cioè legati allo stress, allo stile di vita, al mangiare di coordinato. Che ormai diciamo lo stress è ormai compagno di vita. Assolutamente, ma anche al mangiare in modo di coordinato, la masticazione veloce, mangiare all'impiedi, di corsa o mentre si grida ai propri figli o si litiga. La vita frenetica. Quindi questo spesso, quindi molte persone soffrono di gastriti, di duodeniti, di ulcera duodenale, di ernia iatale, reflusso. Più ne vuoi, più ne metti. Ce ne abbiamo tutte. Allora, in questo caso cosa è opportuno fare? Allora, innanzitutto io consiglio sempre una visita dal gastroenterologo, perché a volte fare delle indagini, non sempre vengono fatte gastroscopie e colonscopie, però permette comunque di avere un minimo di diagnosi. Quando si tratta di colon gonfiore, almeno quello che io faccio è quello di proporre, innanzitutto sempre l'anamnesi, quindi capire quali sono le sue abitudini, proporre, in alcuni casi si può proporre un'esclusione, quindi sì, una dieta d'esclusione per qualche settimana di tutti quegli alimenti che potrebbero in genere causare gonfiore, che tutti sono tutti gli alimenti presenti nella piramide alimentare, quindi cereali integrali, frutta, verdura, legumi, latticini, quindi. Quindi in questo caso andiamo ad escludere. Perché andiamo ad escludere? Perché permette all'intestino, che di solito ha subisce delle alterazioni, quindi non funziona come dovrebbe, e l'intestino è molto importante, si sta studiando tanto l'intestino, e escludendo una serie di alimenti poi vengono invece reintegrati, e io chiedo di tenere un quadernino e indicare quello che personalmente può dare più o meno fastidio, perché noi abbiamo delle linee guida, ma per queste problematiche le linee guida sono davvero generiche, che tu provi a fare una ricerca, sì, ma poi sostanzialmente è soggettivo alla fine, in questo generiche, caso sì, però poi dipende, perché altre patologie no, nel senso patologie renali, diabete, allora ci sono delle caratteristiche standard che devi seguire quello. Per questo tipo di patologie che tu provi a cercare anche qui internet, trovi una lista diversa dagli altri delle cose che puoi o non puoi consumare, perché è molto soggettivo. Di solito dà fastidio tutta la frutta estiva, in questo periodo magari i cachi, un altro frutto in questo periodo che può dare fastidio, l'uva che dà di solito tanto fastidio, la lattuga romana perché sì, contiene una fibra particolare, quindi quello che tende a creare gonfiore, però che chi tollera la lattuga romana e non tollera le zucchine, ecco, o la verdura cotta o la verdura cruda, quindi tendiamo a fare un'esclusione cercando di bacarci su quelle che sono le linee guida di quello che potrebbe dare fastidio, e poi si reintegra gradualmente per capire quello che è la tollerabilità individuale. Perfetto, ma nella maggior parte dei casi non è né un'intolleranza né un'allergia. In alcuni casi poi si chiede, per esempio, un'intolleranza al lattosio, si chiede di fare un test che è rapidissimo, che è il breath test, sì, quindi non affidiamoci ai test, non me ne vogliono i laboratori, ma ai test, quelli del prelievo del sangue, perché non sono riconosciuti dal punto di vista scientifico, quindi se me li portate io li metto da parte, non li guardo neanche, ma perché serve l'evidenza scientifica, non perché sono cattiva. Però per esempio ci sono dei test, quelli dell'istamina, che si fanno in allergologia in ospedale, quindi per avere la certezza di sapere se vi sono delle intolleranze o allergie, basta andare nel reparto di allergologia e fanno fare quello che è necessario. Ma perché esistono anche, cioè, perché hai detto non li accetto? Perché sostanzialmente perché è una via breve? No, cioè, non hanno validità scientifica, ma utilizzano dei metodi. E perché ci sono? La cultura della dieta, ti dico qualcosa. Okay. Basta, non ti faccio parlare più. Ascolta, parliamo di un altro caso molto dolente, che è quello che hai citato tu prima, il diabete. Allora, lì voglio dire, quali sono i principali consigli che puoi dare?
Non togliere il carboidrato. Hai visto quanto sono brava che ti tiene, ti tengo, mamma mia, figlioli. Cioè, mi becco un'altra denuncia, la vorrei evitare. No. Allora, guarda, il diabete è una patologia caratterizzata da un'alterazione della glicemia. Quando noi mangiamo degli alimenti contenenti zuccheri, che siano pasta, pane, patate, sì, frutta, dolci, aumenta lo zucchero nel sangue, questo è un meccanismo comune a tutti. Poi c'è il pancreas che produce l'insulina aiuta a far scendere questa glicemia, perché è questa chiavettina che, ecco, fa aprire le cellule. Questo meccanismo a volte non funziona e quindi spesso si ha una predisposizione, ma anche una cattiva alimentazione o un problema di peso in eccesso potrebbe causare la patologia diabetica. E, allora, in questi casi che cosa si fa? Noi abbiamo questa glicemia alterata. La prima cosa che consiglio è andare a camminare, perché diversi studi hanno dimostrato come la camminata, comunque lo sport, aiuti tantissimo a ridurre la glicemia. E questo l'abbiamo, ci sono diversi studi, ma l'abbiamo testato qualche anno fa a Catanzaro, abbiamo fatto la misurazione prima e dopo una camminata e effettivamente abbiamo visto che si abbassava di tanti punti la glicemia. A tavola invece non bisogna eliminare il carboidrato, anzi, siccome il rischio nel diabete sono i picchi ipoglicemici, ecco, che bisogna quindi stare molto più quello è molto più là. Pericoloso dell'iper, sì, perché inizia, come si manifesta? Con la sudorazione fredda, con l'annebbiamento della vista, con il tremore, con la tipo di svenimento, che potrebbe portare anche al coma diabetico, sì, sì, quindi sì, è pericolosissimo. Sì, sì. Allora io consiglio ad ogni pasto, invece di fare 5-6 pasti, ad ogni pasto del carboidrato complesso, pane, pasta, quindi del carboidrato, il carboidrato che viene digerito più lentamente rispetto la cola frutta, sì, quindi quello che non consiglio mai è la frutta fuori pasto da cola come merenda, ma una fetta di pane con olio, che quella non fa male a nessuna malattia, è sempre ben accetto, quella diciamo, sempre, quindi una fetta di pane con un po' di zucchero nel diabetico zucchero, forse è meglio evitare, no, infatti, no, adesso stavo pensando pure io, stavo fantasticando già, mi hai bloccato il ricordo, ecco, della merenda mia da piccola, pane, olio e zucchero. E quindi in quel caso fare ad ogni pasto un frutto prima di andare a dormire per evitare il picco ipoglicemico notturno, sì, perché che succede? Spesso il diabetico mangia poco la sera e la mattina si ritrova con la glicemia alta e dice: ma com'è possibile? Io ho mangiato poco ieri sera e ho la glicemia alta. Perché? Perché di notte si abbassa la glicemia e poi c'è il rebound, quindi abbiamo la glicemia alta. Quindi carboidrati ad ogni pasto, carboidrati assolutamente complessi. Sì, però volevo parlare anche, ma proprio veloci perché ne abbiamo veramente pochissimo tempo, volevo toccare anche il tasso dei reni, che a volte non funzionano bene. E in questo caso cosa fare? Di solito è l'acqua, no? Chi non beve tanto. Allora, no, le problematiche... Quella può essere una problematica blanda, per cui chi basta solo bere tanta acqua, magari la classica renella, ecco, comunemente chiamata. In realtà ci sono delle patologie legate ai reni che sono più gravi, che sì, sono chi parte da un'insufficienza renale lieve, sì, moderata, grave, per poi arrivare alla dialisi, quindi al funzionamento, al non più funzionamento dei reni. In quei casi l'attenzione si punta sulle proteine animali, quindi anche in quel caso scusate, anche in quel caso andiamo a ridurre le proteine, ma non in una fase iniziale. Una fase iniziale in realtà neanche i medici danno terapie, perché non c'è nulla da fare se non monitorare, quindi basta soltanto fare attenzione all'alimentazione, che sia varia, equilibrata, quindi regolare. In quel caso, quali sono i campanelli d'allarme? Ah, qui è un problema questo, perché i reni sono bravissimi a compensarsi. Questa è una bella domanda. Allora, perché i reni sono bravissimi a compensarsi? Che succede? Che se uno dovesse funzionare la metà, non te ne accorgi neanche dalle analisi, perché compensa e quindi la tua funzionalità sembra normale. Di solito, infatti, o c'è una familiarità per cui è necessario fare delle indagini, sì, oppure te ne accorgi quando i reni sono belli alterati, o da un'ecografia, perché
magari dei dolori. Da lì. Allora l'ecografia magari da lì ti può annotare una riduzione della grandezza del rene o qualcosina che non va. E in quel caso l'alimentazione punta soprattutto sull'attenzione alle proteine fino a quando non arriva l'insufficienza renale grave, per cui è necessario invece integrare con dei prodotti a proteici. Sì. Quindi pane, pasta, latte, biscotti, tutto questo viene sostituito con dei prodotti a proteici. Sono stata velocissima. Sei stata super velocissima. No, a parte quello, un'altra veloce, ma super velocissima, che poi ci salutiamo. In caso invece di trigliceridi alti, è un bene togliere i formaggi? Questo è proprio velocissima, però secondo me è importante. No, allora, i trigliceridi, allora, può essere dovuto ad un eccessivo consumo di grassi, ma nella maggior parte dei casi è dovuto ad un eccessivo consumo di carboidrati. Tanta frutta, perché quando noi assumiamo tanti zuccheri nel corpo, quelli che non riusciamo a consumare li trasformiamo in trigliceridi. Quindi di solito chi ha i trigliceridi alti, chi mangia tantissima frutta. Ecco, ma io sai perché ti ho fatto questa domanda così, trabocchetto? In modo tale che poi la prossima volta tu ci racconti meglio, vero, e approfondisci, perché non voglio lasciarti. A parte quello, Steffi, siamo davvero in chiusura. Spero che ci sarà di nuovo il tuo ritorno, perché tu lo sai che io ti chiamo sempre. Insomma. Faremo qualcosina anche di diverso, assolutamente, magari. Assolutamente sì, non volevo spoilerare, però prossimamente... Voglio spoilerare io. Ecco, però sono davvero felicissima, insomma, che sarei tu e... Qualcun altro. E qualche di un altro, una colonna importante, insomma, nel programma successivo che, insomma, sto elaborando. Ecco, tutto qua. Ci proviamo. Allora, Steffi, che dirti? Che sei una sorgente di informazioni grandiosa, sei veramente... Cioè, veramente dai tanto, e soprattutto con una semplicità assoluta, e soprattutto da far capire bene a casa che questo sarebbe quello il mio intento, sostanzialmente. Mi ascolta mio zio Pasquale, quindi devo essere chiaro. E anche la signora Chicca. Assolutamente sì, che salutiamo. Grazie ancora, Stefania. Grazie a te, Raffa, di cuore. Il nostro non arrivederci. Va bene. Grazie. Io saluto alla mia gente a casa, alla prossima dal 60 News, e ovviamente, come dico sempre, da Raffaella. Questo programma è presentato da...